Dalla piscina del plebiscito di Padova, la più cordiale buonasera, gentili telespettatori, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Gara 2 della finale scudetto del campionato femminile. Dopo la vittoria ai rigori del tenore plebiscito Padova in gara 1, una gara terminata 9-9 e poi conclusasi con i tiri dai 5 metri vinti dalla squadra di casa, prestiamoci a vivere un'altra partita emozionante, divertente, sicuramente equilibrata fra Catania e Padova. Ah, sicuramente se l'ha vista già nel primo turno, dove il pareggio è soltanto i tiri di rigore. Vedremo soprattutto se i due tecnici avranno operato magari anche qualche accorgimento tecnico-tattico, soprattutto in particolare su quella zona M che tanto ha dato fastidio ad entrambe. Sicuramente un beneficio in più lo avrà Padova in questo avvio di partita, perché comunque ci sarà Chiara Ranalli recuperata dopo la squalifica. Dario Barone per la regia di Rai Sport, Arianna Secondini per le interviste, al quale cedo subito la linea. Sì, grazie Dario, intanto buon pomeriggio ai nostri telespettatori, sono in compagnia del presidente dell'Orizzonte Catania, Tania Di Mario. Allora Tania, l'altro giorno a fine partita avevi detto una sconfitta ai rigori e una sconfitta a metà, si riparte da qui? Si riparte da qui nella misura in cui oggi, l'altro giorno era 28 maggio, oggi è 30 maggio. Siamo qua con la stessa determinazione e con la stessa fiducia. Speriamo con un po' più di pazienza. Ecco, su cosa avete lavorato? Se allora mi parli di un po' più di pazienza, è anche una questione di testa? Probabilmente, lo è sempre in queste fasi del campionato, è sempre una questione di testa. Avevo detto che chi migliorerà di più in 48 ore probabilmente si porterà a casa il risultato. Spero che abbiamo lavorato bene, spero che comunque loro diano il loro 100%. Allora, sicuramente abbiamo visto comunque che c'è tanto equilibrio tra le due squadre e poi è bello anche dire, come aveva detto anche Martina Miceli, comunque signore, avete dato un grande spettacolo. È stato un bello spettacolo e di questa è la cosa sicuramente più bella che ci siamo portate. Speriamo che lo possiamo dare per più partite possibili. Grazie a Tania Di Mario, aspettiamo Stefano Posterivo. E allora questa è la pazienza, la dote che Catania attende di inserire in questa finale scudetto, mentre appunto dicevamo Posterivo ha già invece qualcosa di più concreto, Chiara Ranalli, da poter inserire in questa gara 2. E allora torniamo ancora da Arianna Secondini. Eccoci, allora io ripartirei proprio da questa tua considerazione, Dario, per Stefano Posterivo, che ringrazio per essere venuto. Recuperate Chiara Ranalli, cosa significa per la vostra squadra? Ma che significa recuperare una giocatrice importante per noi, è una finalizzatrice, è un attaccante, è sicuramente una delle ragazze che entra nel nostro sistema di gioco, è una in più di qualità, quindi significa tanto. Ovviamente non basta il rientro di Chiara, bisogna fare bene, bisogna fare anche meglio di quello che abbiamo fatto venerdì. Come abbiamo sempre detto, nelle finali sono tutte partite poi a sé e oggi deve essere una partita anche diversa dall'altra, ci aspettiamo qualcosa di diverso, dobbiamo essere pronti e niente, è una partita importante di finale scudetto. Intanto però sicuramente siete già forti, un po' più forti dopo il bel primo risultato, perché se ne avete gara 1 intanto conquistata. Assolutamente sì, siamo più forti perché comunque abbiamo guadagnato una prima finale anche nelle difficoltà di qui sopra. È chiaro che questo però non deve farci abbassare la guardia, ma anzi bisogna esattamente aggredire la situazione, perché dobbiamo cercare di fare il massimo e il meglio di quello che possiamo fare e, ripeto, anche migliorando un po' la partita di venerdì. Tania Di Mario parlava di pazienza che va recuperata. Voi ne avete avuta tanta perché siete veramente stati capaci passo dopo passo di arrivare al pareggio e poi ai rigori. Oggi cosa chiede la squadra? Se deve... Tania chiede pazienza a voi? Pazienza sicuramente, ma lucidità è, come dico spesso, la gestione dei momenti. È la cosa importante in questo tipo di partita, la gestione dei momenti, soprattutto dei momenti importanti. Grazie a Stefano Posterivo, a voi Dario Francesco. E direi che di momenti importanti una finale scudetto ne porta con sé tantissimi, perché la gestione dei dettagli è spesso e volentieri poi la bilancia che pende da una parte e dall'altra, portando trofei e gioia contro dolori e recriminazioni a posteriori. Beh, sicuramente i dettagli fanno la differenza. Già in una partita normale, figuriamoci in una finale scudetto, al meglio delle 5 partite,
dove andremo appunto, andiamo ad analizzare un po' anche l'aspetto emotivo, quindi anche motivazionale, che devono averle entrambe ovviamente la motivazione, però è un Catania che avrà un furore agonistico e magari una rabbia interiore sportiva, ovviamente di riscatto, mentre le patavine cercheranno ovviamente di contenerlo soprattutto ad inizio partita. Questo è già ecco, una piccola chiave di lettura di questa gara 2 di finale scudetto. Rispetto al maschile c'è stato un giorno in più di riposo e questo potrebbe aver fatto ricaricare le batterie di tutti e in qualche modo forse aver aiutato anche Padova, perché in realtà proprio per il furore agonistico che dici tu, che dovrebbe portare Catania a volersi riprendere rapidamente la scena e la rivincita, in realtà quelle 24 ore in più possono invece magari affievolire quel senso di insomma, chi perde di solito vorrebbe rigiocarla subito la partita, quindi probabilmente 24 ore dopo sarebbe stato meglio che 48, però sappiamo che i tempi di recupero sono questi. Sì, è vero quel che tu dici, però se andiamo indietro nel tempo, o meno prima, quando il playoff era diciamo l'unica formula prevista prima appunto delle Final Four o Final Six, si giocava il mercoledì e il sabato, quindi passavano anche più di 48 ore, quindi c'è sicuramente da parte delle entrambe le formazioni quel fervore, però da chi deve recuperare c'è certamente quel pizzico in più. Andiamo rapidamente con le formazioni, con i numeri di Calottina per anche rendervi il conto meglio di chi è in acqua. Il Padova con il numero 1 Laura Teani, numero 2 Martina Savioli, numero 3 Ilaria Savioli, 4 Gottardo, 5 Queirolo, 6 Casson, 7 Millo, 8 Dario, 9 Cocchiere, 10 Ranalli, 11 Meggiato, 12 Centanni, 13 il secondo portiere Carolina Giacon. L'equipe Orizzonte Catania con il numero 1 Gorlero, 2 Ioannu, 3 Garibotti, 4 Viacava, 5 Aiello, 6 Barzon alla sua seconda partita di finale scudetto qui da avversaria dopo aver cresciuto, essere cresciuta e averci passato oltre 20 anni in questa piscina. Numero 7 Palmieri, 8 Marletta, 9 Emmolo, 10 Vukovic, 11 Riccioli, 12 Spampinato, 13 il secondo portiere Aurora Condorelli. Arbitrano l'incontro il signore Luca Bianco di Brescia e Massimo Calabro di Caserta, mentre il delegato della FIN è Giuseppe Sorgente di Firenze per questa partita che vedrà come sempre Padova in calottina bianca attaccare da sinistra verso destra nei vostri teleschermi. Calottina scura, numerazione bianca invece per l'equipe Orizzonte Catania. Un Catania che, va detto anche andando un po' ad analizzare in gara 1, ha prodotto davvero tanto in termini di gioco, in termini anche di finalizzazioni e soprattutto in termini di superiorità numerica. Quel dato che probabilmente se avesse migliorato, avesse portato almeno al 50%, avrebbe potuto far propria la gara. Mentre dalla parte opposta, andando sempre ad analizzare la prima partita, l'Antenore Plebiscito ha iniziato certamente in maniera come non voleva posterivo, con qualche passaggio a vuoto anche di Teani che poi si è ripresa all'interno del match, non ha giocato una gran partita, quindi si augura ovviamente il tecnico sulla panchina patavina di migliorare l'apporto delle proprie giocatrici. 5 su 7 Padova con l'uomo in più in gara 1, ma un rigore su 3 realizzato, sui 3 avuti a disposizione, mentre Catania ha realizzato il suo unico rigore ma poi ha avuto una percentuale direi molto bassa, 4 su 13, quindi rimpianti che alla fine rimbalzano da una panchina all'altra in questi fondamentali. Ma è tutto pronto per gara 2, Sara Dario contro la calottina numero 8 Claudia Marletta, sono loro a cercare il primo pallone di gara 2 e allora divertiamoci con Antenore Plebiscito Padova, equipe Orizzonte Catania, palla contesa che resta lì, allora spazio ai secondi e sono Barzon e Queirolo ad arrivare sulla palla anche per loro, contesa, e dunque il pallone verrà scodellato fra le due giocatrici più vicine all'arbitro Calabro. Sono arrivate in contemporanea Dario e Marletta, altrettanto hanno fatto chi le ha seguite e adesso la palla viene recuperata da Padova dopo che Sara Dario è riuscita a mettere la punta delle dita avanti rispetto alla stessa Marletta, e allora si affaccia Padova con
Queirolo in cabina di regia, Centanni in post 1, al fianco di Queirolo c'è Ranalli, il pallone in post 5 con il pallonetto di Millo a cercare una palomba per Saradario, palla troppo lunga, non c'è neanche il modo di fare un fallo da rigore per il difensore perché ha potuto anche lì. Ha fatto un movimento qui, probabilmente Millo poteva scaricare la sfera a Centanni che era molto libera. Dato il fallo di Queirolo su Palmieri, mentre Vukovic palla ad Emmolo e Padova si mette subito in zona M per attendere l'equipe Orizzonte. Il pallonetto di Barzon, la palla si accomoda sulla traversa, viene recuperata da Ranalli. Per Laura Barzon è grande emozione, in gara 1 è sembrata un pochino frenata, forse oggi sicuramente ci farà vedere qualcosa di più proprio perché insomma ha smaltito quella forte emozione di essere qui in quella che è stata la sua culla per tanti anni da avversaria. E qui in entrata Agnese Cocchiere si aiuta col braccio sinistro su Jelena Vukovic, evidente sotto gli occhi di Calabro, inversione del possesso, quindi fallo contro. Emmolo, l'attacca Millo, Marletta per Barzon, può avanzare, potrebbe anche tirare, invece preferisce scaricare su Garibotti sul lato opposto. Teani non si lascia sorprendere nello spostamento da un palo all'altro e blocca la conclusione. Ancora Ranalli, si avvicina, si accentra più che altro per cercare un varco per il tiro, il passaggio è per Centanni, trattenuta da Marletta. Ranalli, Centanni, pallone al centro, ottima la chiusura di Palmieri che in diagonale difensiva va a bloccare il pallone mentre Vukovic si occupava della marcatura di Cocchiere. E le difese molto attente soprattutto sulla zona, appena cade il pallone c'è immediatamente il raddoppio, le rare volte in cui non giocano in zona M le due formazioni. Vukovic al centro, la beduina e Teani vola a deviare questa conclusione velenosissima di Valeria Palmieri. Teani che inizia in maniera completamente opposta rispetto a gara 1 e ora un piccolo vantaggio, c'è un 6 contro 5 con Palmieri leggermente attardata. Centanni, il pallonetto, ma è fuori misura la conclusione della giocatrice napoletana e dunque si resta 0-0 in questi primi 2 minuti e mezzo di gioco. Qui Centanni avrebbe potuto servire nella parte opposta, intanto attenzione alla controfuga con il fallo su Emolo, ripiegamento difensivo di Padova. Marletta per Palmieri che non riesce ad agguantare il pallone, quindi c'è il fallo di Ranalli, un fallo semplice, sfera sul perimetro con Vukovic che va in diagonale con un pallone a pelo d'acqua e porta in vantaggio Catania 1-0 per l'equipe Orizzonte. È un bel diagonale questo di Vukovic, quando Palmieri stava uscendo non era più il fulcro del semicerchio offensivo, con la giocatrice che si posiziona davanti al portiere e Vukovic da posizione 3 si prende un gran rischio perché aveva due giocatrici laterali, qualora non dovesse far gol il fuoriclasse serbo certamente sarebbe partito una controfuga, tant'è che sblocca il risultato la formazione di Catania con un gol in parità numerica. La reazione di Padova nel pallone di Saradario per Centanni, la costruzione della manovra veneta con la sfera che torna in mano a Queirolo, ancora Centanni costretto al passaggio di Mancino per Millo ma non aggancia il pallone di ritorno, c'è un fallo in attacco e dunque inversione del possesso palla a Catania mentre mulinano braccia a destra e a sinistra un po' tutte le giocatrici in acqua. E i contatti nel momento in cui c'è l'inversione del possesso sono abbastanza esasperati. Via cava per Barzon, Aiello appena entrata in acqua prova ad agganciare quel pallone un pochino lontano, c'è la marcatura di Queirolo certamente che non le consente di arrivare sulla palla, lasciano giocare i due arbitri. Sì, ma più che altro il pallone è corto, quello di Barzon era servito. Mentre c'è il tiro di Millo che prende l'incrocio dei pali, ancora Padova in possesso palla, il taglio in orizzontale di Centanni, Saradario scarica ancora su Millo, Centanni prova l'entrata a Cocchiere, poi esce dalla zona dei pali, Queirolo, eccola Cocchiere servita ma sono in tre su di lei di cui un paio ad braccia alzate e quindi il pallone recuperato da Laura Barzon. Posizione in una sorta di zona che poi diventa zona M quando c'è il doppio giocatore
giocatrice sul centro, ancora un passaggio di Barzon, ancora abbastanza corto, però viene fischiato il fallo a favore di Aiello in questo caso, mentre c'è il controfallo di Marletta nell'entrata su Centanni e quindi inversione del possesso palla. Fase sicuramente convulsa e direi che le due squadre hanno iniziato con ritmo altissimo. Il tiro di Queirolo blocca Gorlero alla sua prima parata in questa gara. Il numero dei contatti è altissimo e siamo appena nel primo tempo. Marcata il giro di boa di questa prima frazione. Qui gli arbitri dovranno tenere polso in questa situazione per evitare che la partita degeneri. Arriva anche il primo fallo grave, la prima espulsione, fuori Centanni, prima superiorità numerica per Catania, Barzon per Marletta, sui pali via Cava e Aiello, Emmolo con lo sguardo segue il pallone lanciato a Garibotti, quindi Marletta, finte ripetute, gira palla molto bene Padova, il tiro di Barzon, Teani riesce a respingere la conclusione dell'ex compagna. Ed è anche buona la costruzione perché da 4-2, 4 giocatrici in prima linea, passa a 3-3, quindi con 3 di esterna con l'uscita del palo si trova proprio Barzon, colpo quasi sicuro, tiro non tanto forte e preciso su cui Teani interviene. Ranalli chiude bene il palo di competenza, Gorlero, il palo corto sul quale va a due braccia. E ancora un ottimo intervento di Giulia Gorlero che risponde a Laura Teani, un bel duello a distanza tra due portieri, due fuoriclassi. Tra le due giocatrici, medaglia d'argento a Rio 2016. Oltre che compagni in precedenza di altre situazioni, la sciarpa di Aiello per il raddoppio di Catania, palla nell'angolino, non ci arriva Teani, battuta qui la difesa del Padova e c'è il primo break della partita. Già ci aveva provato in gara 1 questa bellissima esecuzione di Rosario Aiello, la cosiddetta sciarpa, mantenendo a distanza la sua avversaria era Elisa Queirolo, lo esegue perfettamente la calottina numero 5 e 3 e raddoppio, quell'inizio che probabilmente ci aspettavamo, la reazione di rabbia di Catania che si porta sul doppio vantaggio. Rotazione in acqua di parecchie ragazze per Stefano Posterio adesso per questi ultimi due minuti del primo tempo, sotto di due gol. Casson per Martina Savioli. Ancora Casson, il pallone sporco giunge comunque alla giocatrice veneta che va alla conclusione alta, mentre Gottardo ha preso il posto di Cocchiere ai due metri, anche Ilaria Savioli in acqua. Catania con più tranquillità con questo 2-0, ma ricordiamo che in gara 1 ha avuto addirittura un vantaggio di 3 gol, ma non ha saputo portarlo fino in fondo, anche per merito di Padova. Garibotti via Cava, interrompe il gioco l'arbitro Luca Bianco, chiama a sé il pallone e qui ci sarà dunque una simultanea con la calottina numero 2 per Padova e la numero 7 per Catania, quindi Martina Savioli e Palmieri. Comunque aveva e spesso Catania a grande profondità dell'azione, riesce ad arrivare bene con la prima linea a 2 metri e quindi anche le giocatrici dal perimetro sono piuttosto vicine alla porta di Teani. 5 contro 5 dunque per questi secondi che restano. Aiello, buon pallone per Biacava che deve girarsi, la trattenuta di Casson espulsa la calottina numero 6, 5 contro 4. Garibotti sale in cielo a prendersi questo pallone e poi va a scaricarlo, deviazione sul palo e palla che tocca la corsia ed è rimessa comunque per Catania. Aiello probabilmente rientrano entrambe ora le giocatrici, però è chiaro che Catania dovrà portare... 5 contro 6 adesso, esatto, ancora via Cava e la rete nella difficoltà maggiore, l'orizzonte Catania riesce a trovare il più 3 con Giulia via Cava che riesce a in realtà a far bene quel che aveva già fatto qualche secondo prima,
battendo Teani. Si è rilassata la difesa dell'Anteano de Padova nel momento in cui si è tornati in parità numerica e soprattutto è stato il centro a essere lasciato completamente libero di poter essere servito. E Acava ringrazia, incontro al pallone, si gira, rotazione, tiro perentorio sopra la testa di Teani e triplo vantaggio per Catania. 3-0 dopo 7 minuti di gioco. Ranalli, palla al centro, l'attenzione di Ioannu che però viene pescata in fallo grave, quindi arriva anche il primo uomo in più di Padova con Millo che apre sul lato opposto per Casson, conclusione potente, devia Gorlero, recupera Aiello. Padova che ha perso un po' la bussola, ha perso la testa, non è un sia nel palleggio che abbastanza così non fluido e soprattutto anche nelle conclusioni individuali senza esserci preparazione. Carolina Ioannu per Marletta, ancora Ioannu, Aiello e Palmieri, doppio centro per Catania, entrambe sulla posizione dei pali, sponda verso l'esterno per Marletta dopo il fallo semplice, ma viene pescata la stessa Marletta in azione irregolare, ma erano anche scaduti i 30 secondi a disposizione di Catania, mentre la conclusione di Savioli dalla distanza di Martina Savioli chiama alla gran parata Gorlero proprio sul limite dei 30 secondi. Io ne approfitterei sul 3-0 per sentire Stefano Posterino cosa può dire alle proprie ragazze in questo momento. Andiamo così, non abbiamo una speranza, stiamo giocando ognuno per fatti propri, tutti i tiri inventati, ma giochiamo insieme, non abbiamo fatto una cosa di cui abbiamo parlato, una non l'abbiamo fatta, non schiacciamo, non lavoriamo con la palla, abbiamo detto se non ci vengono ad attaccare chiamiamo e invece siamo là come sei mummie là davanti e tiriamo tiri impossibili dove ci aspettano e l'uomo in più facciamo un passaggio e tiro. Allora o ci mettiamo a giocare come abbiamo detto per bene, andiamo là con pazienza, schiacciamo, arriviamo, loro ci vengono ad attaccare bene, giochiamo sulla preparazione e lavoriamo e schiacciamo, o se loro sono fermi è che facciamo una chiamata e ogni tanto la facciamo anche da mano buona, va bene pure, 5, 4, 3 di là, ma va bene pure, dai, oh, dobbiamo svegliarci, vai Eli, entra. Un primo tempo che ha visto una formazione patavina come se non fosse entrata in acqua con l'approccio giusto e quindi qui Posterivo, Stefano, cerca di scuotere la propria formazione, sei mummi e comunque come dire svegliatevi perché effettivamente lì davanti si è giocato poco e male. Sì, soprattutto anche a livello individuale, del resto l'avevamo sottolineato anche noi come non ci fosse una fluidità dell'azione, una preparazione, una costruzione del gioco, soltanto tiri individuali e poco più, mentre Catania molto decisa, ben organizzata, soprattutto molto con una profondità dell'azione quasi sempre, quindi sapevano perfettamente cosa fare, quindi hanno digerito la sconfitta in gara 1 e sono venute fuori in questi primi 8 minuti come diciamo la maggior parte dei telelavori, me compreso, ipotizzava. E non solo hanno 3 gol di vantaggio ma hanno anche sprecato 2 azioni di superiorità, quindi avrebbero potuto anche aumentare la forbice in questo momento contro Padova. Inizia gara 2 con Emmolo e Marletta che un pochino si scontrano nello sprint e quindi lasciano strada al terzo incomodo Padavino che prende il pallone, Ranalli in possesso per Queirolo, Saradario, ancora Ranalli, Centanni, Queirolo, Ranalli per Millo, prova a farsi vedere Cocchiere ma è chiusa molto bene dalla retroguardia catanese che non concede altro che questo tiro dai 7 metri ad Elisa Queirolo. Chiusura ermetica della difesa rosso-azzurra dell'equipe Orizzonte, mentre adesso arriva l'espulsione di Queirolo, marcatura irregolare su Palmieri ed è il secondo fallo grave se non sbaglio per Elisa Queirolo, mentre avanza per la sua terza superiorità Catania. Garibotti, pallone per Aiello, ancora Marletta, conclusione sotto l'incrocio dei pali, 4-0 e per ora a Catania non solo sembra riuscire tutto facile ma ha una padronanza della situazione forte anche del vantaggio tale che queste situazioni
sembrano un orologio svizzero. Sì, la qualità individuale qui di Claudia Marletta, che andiamo a riapprezzare nel replay che ci manda Dario Barone, come due o tre finte, il braccio abbassato della difesa padavina della tua diretta avversaria rimane molto alta di gambe, ben con una buona verticalizzazione delle stesse riesce a trovare il gol, il primo in superiorità numerica, e ora il poker è servito. 4-0, deve scuotersi Padova per rientrare in partita. Certamente questo avvio di gara, 9 minuti senza gol, non è da formazione allenata da Stefano Posterio, ed eccola che si sblocca la formazione veneta con questa bella diagonale sul palo più lontano, gol firmato da Chiara Ranalli dopo 1:13 di questo secondo tempo. Sì, un primo gol che matura per l'attraversamento, lo scivolamento di posizione 5, l'estrema sinistra dello schieramento d'attacco, con l'apertura di Ranalli che va a trovarsi quello spazio che le concede la compagna. Arriva il pallone, carica le gambe, un tiro questa volta non alto come aveva fatto in precedenza, ma sul pelo dell'acqua, che supera una ottima Gorlero. Barzon, pallone al centro, ma questa volta viene punita la trattenuta di Palmieri, controfallo, riparte di gran carriera proprio Chiara Ranalli. Il gol sembra aver sbloccato o galvanizzato almeno momentaneamente le patavine. Subito Millo sulla linea dei due metri, pallone per Dario, ferma il gioco Luca Bianco e manda nel pozzetto Marletta, marcatura irregolare su Centanni, scintille fra le due giocatrici e uomo in più per Padova, ancora Millo, all'indietro Dario, finta, e poi Ranalli che cerca di inquadrare lo specchio della porta, poi preferisce il passaggio per post 1 per Alessia Millo, intervento di Vukovic che tempestivo. Bel movimento di Vukovic, che capisce di uscire dalla linea del metro e viene fuori almeno sui quasi 3 metri a prendersi, a coprire questa diagonale del passaggio e impossessarsi della sfera. Prova a girarsi per guadagnare un rigore a Iello, il passaggio era un po' troppo corto. Poi c'è stato subito il raddoppio di Dario. Sì, la Marletta non era un passaggio precisissimo, se ne è lamentata la stessa Iello con la compagna, mentre adesso c'è il controfallo di Palmieri ancora sulla linea dei due metri, sta giocando con il secondo centroboa, ma in particolare Rosario Iello non fa solo il secondo centroboa, ma gioca anche sul perimetro, tornando un po' alle origini di quello che era il suo ruolo, mentre Padova dalla parte opposta prova con Millo e il pallone corto frena sull'acqua e Gorlero recupera palla e posizione. Tanto ha ancora alzato un po' il ritmo adesso l'anterone plebiscito Padova, cercando di recuperare con delle controfughe che cerca di portare qui il pallone, non è stato gestito al meglio con un tiro strozzato di Giulia Millo. E ora invece la zona M e la pressione inutile qui di Centanni, che aveva il raddoppio di Cocchiere, e anche per la napoletana il secondo fallo grave. Gestisce la palla Barzon, Marletta, Aiello, si è portata a Vukovic sul palo al fianco di Valeria Palmieri, Barzon per Aiello, da fuori la parabola e la palla che termina sopra la parte superiore della traversa. Catania, un po' come in gara 1, spreca diverse opportunità di superiorità e c'è subito la ripartenza, è in ritardo Valeria Palmieri, un 6-5, Ranalli ha spazio per gestire la situazione, torna indietro Elisa Queirolo, la parabola di Ranalli è corta, facile per Gorlero, attenzione perché qui c'è l'espulsione proprio per Ranalli, espulsione per Chiara Ranalli. Sì, dopo la conclusione ha trattenuto, meglio con due mani ha impedito all'avversaria di andare in controfuga. E altra chance per Catania, sono ben 5. Aiello, Marletta, il tiro ancora una volta incrocia con la sua conclusione sotto l'incrocio e arriva il quinto gol di Catania, 5-1. Marletta in pratica un gol quasi in fotocopia rispetto al 4-0. Si battezza sempre quell'angolo rimanendo sempre molto alta di gambe, lo rivediamo da questa inquadratura laterale come salga e vada subito con il polso a chiudere nell'angolo alla destra di Laura Teani, e la seconda segnatura su 5 opportunità fin qui per l'equipe Orizzonte Catania, che ritrova nuovamente i 4 gol di margine.
5-1. E Claudia Marletta è anche la prima giocatrice del match a raddoppiare il proprio bottino di gol. Miglior marcatrice di gara 1 con 3 reti, oggi è già a 2. Millo, apertura per Savioli. Casson, ancora Savioli. Casson potrebbe andare alla conclusione, lo fa schiacciando sull'acqua il suo tiro, ma termina sull'esterno della rete. È un po' come è successo anche in gara 1, stanno lasciando le conclusioni le giocatrici di Catania proprio da quel lato, sapendo che c'è Gorlero, ha preso soltanto un gol, l'unico del match, quello di Ranalli. Garibotti, Riccioli, ecco la seconda mancina di Catania, bella l'apertura per Via Cava, e qui lamenta un eventuale contatto da rigore su di lei e si disinteressa del recuperare il pallone successivamente, preda della difesa del Padova. Millo, attenzione, un 2 contro 2, il tiro, e qui Gorlero apre bene le braccia per bloccare questa conclusione di Alessia Millo. Padova che forse continua a giocare un po' come diceva Stefano Posterivo, un po' in maniera troppo individuale, anche qui, per merito di Catania. Qui sicuramente doveva andare a concludere, ma poteva anche attendere un istante perché Querola aveva un minimo di vantaggio. Ora palla verso il centro di Catania, il centro aggiunto che Giulia Viacava, però il braccio sinistro a legare il costume di Alessia Casson, che può ripartire nel controfuga. Soluzioni, più soluzioni per Martina Miceli, mentre qui Casson fa tutto da sola in questo cost to cost, e la sua conclusione diagonale a rimbalzo sull'acqua viene premiata con la palla che termina nell'angolino più alto, 5-2. Gli sforzi di Padova nel dare il ritmo e nel portare qualche controfuga in più pagano a 2.29 dall'approdo a metà gara, con Casson che questa volta si accentra. Non, nessun laterale, nessuna giocatrice le viene a dare un minimo di fastidio, quindi non le fa perdere quella tranquillità necessaria che invece consente alla giovane giocatrice dell'Antenore di andare a trovare una diagonale imprendibile. In pratica il metro e mezzo guadagnato su Via Cava in ripartenza se lo è portato avanti sino alla conclusione. Garibotti per Vukovic, ancora Garibotti, il palleggio fra lei e la giocatrice serba, conclusione dalla distanza prevedibile, blocca Teani, ma attenzione alle ripartenze, il fallo è dimeggiato nei confronti di Vukovic, inversione del possesso palla. Bisogna ripartire dalla linea dei due metri almeno per la rimessa in gioco di Giulia Emmolo. Garibotti, Marletta, va a fronteggiarla proprio Casson, ma c'è la spinta da controfallo di Palmieri. Attenzione perché l'arbitro Calabro, attenzione anche perché l'arbitro bianco per poco non finisce in acqua, viene mandata nel pozzetto la calottina numero 4 Via Cava. Savioli, palla ancora a Martina Savioli che apre per Casson. Queirolo sul perimetro, si inarca più volte per andare al tiro, poi lascia palla al giro che si completa con la conclusione di Meggiato, esterno della rete, ancora 0-3, ancora al palo Padova per quanto riguarda le superiorità numeriche. Garibotti ha spazio dinanzi a sé, costretta a Queirolo ad andare in diagonale per recuperare la posizione lasciata scoperta dalle compagne. Marletta, zona M ancora per Padova. Garibotti, Emmolo si allarga per allargare le maglie difensive di Padova, ancora Emmolo che adesso invece stringe verso il centro. Garibotti, giro palla molto veloce di Catania, Palmieri sbaglia l'appoggio laterale per Marletta, ma c'è il fallo di Meggiato nei confronti di Vukovic in ripartenza. Sì, un po' come in precedenza, uguale, Meggiato va direttamente sull'avversaria invece di andare lateralmente verso la porta avversaria. Indicazione precisa di Calabro, e ora un fallo in attacco come prima, Palmieri. Sì. Stessa identica situazione, dal fallo di trattenuta al controfallo e arriva anche l'espulsione come prima era successo per Via Cava, adesso invece per Barzon. In pratica due situazioni di gioco gemelle nell'arco di pochi minuti. Meggiato per Casson, costretta ad accentrarsi, poi lascia palla a Queirolo, ancora Alessia Casson, Meggiato, il tiro schiacciato sull'acqua frenato da Garibotti,
non c'è alcuna preparazione, si passano la palla senza saltare una coppia, non è fluida assolutamente la manovra in superiorità numerica. Questo ha tutto vantaggio di un Catania molto diciamo disciplinato, che protegge le proprie zone di competenza e riesce ad evitare la segnatura in superiorità numerica. E ora l'espulsione, quella definitiva se non erro, di Queirolo, non rientrerà più, vediamo. O è la seconda? No, forse è la seconda. Forse la seconda, sì. Mentre Emmolo gira il pallone, viene deviato sul fondo, la sua conclusione, gira il braccio più volte, con la conclusione che arriva in pratica a fil di sirena per l'intervallo lungo. Dopo il 3-0 del primo tempo, 2-2 in questa seconda frazione da 8 minuti totale. Catania va al riposo sul punteggio di 5-2 e a Padova lascia sicuramente qualche rimpianto in più rispetto a quelli avuti già nel primo tempo. Noi ci fermiamo, linea alla regia di Roma.